Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questa nuovissima puntata del Franky News, la serie che vi tiene costantemente aggiornati sulle news videoludiche e tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. E nella puntata di oggi andiamo in questa edizione speciale a vedere quali sono le migliori offerte dell'Amazon Prime Day. Ora, naturalmente su YouTube oggi sarà sicuramente pieno di questa tipologia di video e naturalmente la domanda che sorge spontanea è: ma Franky, ma cosa cambia questo video da qualcun altro? Cambia molto perché qui vi do gli sconti veri, gli sconti quelli che io personalmente comprerei se avessi una paccata di soldi, cosa che non ho e quindi di conseguenza ve li consiglio a voi che magari sono sicuro che avete una grandissima paccata di soldi. Trovate il referral link in descrizione che qualora doveste comprare qualcosa mi arriva un centesimo sul percentuale di acquisto. Vabbè, comunque tralasciando questo, sono offerte vere, sono offerte che secondo me valgono la pena, ma soprattutto sono prodotti utili, cioè non è che vi consiglio la stronza, vi consiglio prodotti utili, quindi andiamoli a vedere immediatamente in questo video. E naturalmente partiamo subito dallo sconto secondo me madornale, ovvero l'Amazon Echo Dot, che nella sua veste, insomma, della terza generazione viene scontata di ben 40 euro, e quindi costa 19,99 euro. Ve lo dico fin da subito, è il prezzo più basso mai registrato per l'Echo Dot. Abbiamo addirittura qui, vedete, il grafico del prezzo del prodotto è sceso semplicemente qualche giorno fa prima del Prime Day, anch'esso a 19 euro, però vi ricordo che di norma costa 59,99 euro. Sceso soltanto durante il Black Friday, se non erro, a 29 euro, quindi veramente 20 euro per poter pagare l'Echo Dot, assolutamente ottimo. Un assistente utile che potete implementare con le skill, è compatibile con un sacco di applicazioni, veramente molto utile. Non sto qui a spiegarvi veramente il tutto, però penso che per questa cifra potreste considerare l'idea di acquistare un assistente smart nella vostra casa. Così come però potreste valutare l'idea di prendere invece l'Echo di seconda generazione, ovvero l'Amazon Echo, quello un po' più grande, che anziché 100 euro viene scontata a 59 euro. Ovviamente qui c'è una piccola differenza, è un po' più grande, all'altoparlante più potente, la riproduzione dell'audio avviene con più qualità, così come anche i microfoni sono di più e quindi magari possono recepire la vostra voce anche da una distanza maggiore. Però sinceramente vi dico, io personalmente comprerei l'Echo Dot, però magari a qualcuno gli piace questa estetica, questo modello un po' più grande, avere magari anche un po' di potenza in più, di qualità in più sulla riproduzione sonora, allora può andare bene anche l'Echo, che tra l'altro è di seconda generazione. Quindi va bene, 59 euro penso che vadano molto molto bene. Così come però non possiamo dimenticarci dell'Echo Input, che è uscito veramente da pochissimo nel mercato italiano, e sono anche questi 19 euro. Al che la domanda che vi potreste fare è: ma quindi cosa cambia tra questo e come dire l'Echo Dot? Questo è particolare perché questo trasforma un vostro altoparlante, quindi qualora già aveste una bella cassa audio, un bel impianto audio, potrete collegarci questo e avere quindi la possibilità di sfruttare le funzionalità di riproduzione vocale e di assistente vocale, però con la qualità sonora del vostro impianto, quindi valutate naturalmente in base alle vostre condizioni. Quindi 19 euro anche qui, ottimo, contro i 40 euro standard. Andiamo però adesso avanti con le altre offerte. Abbiamo innanzitutto la Fire TV Stick, 24,99 euro, vi rende sostanzialmente smart la vostra TV, è un'alternativa valida al Chromecast. Tra l'altro da poco Amazon e Google hanno stretto nuovamente una partnership e quindi potrete streamare, diciamo così, i contenuti di YouTube sul Fire Stick, che prima non si poteva a quanto pare, e viceversa potrete fare da Google Chrome col Chromecast con i contenuti ad esempio di Prime Video direttamente con una funzionalità per connettersi alla TV. Fire TV Stick, comodo, utile, un'interfaccia molto semplice con il suo sistema operativo, il Fire OS, quindi secondo me può essere molto utile. Tra l'altro, e naturalmente è comodo per chi ha Prime Video, che tra l'altro è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, che dovete avere a tutti i costi per poter usufruire di queste offerte, dato che è l'Amazon Prime Day, che però lo potete avere per 30 giorni gratuiti, trovate il link in descrizione. Andiamo avanti, parliamo di smartphone. Samsung Galaxy M20, 169 euro, secondo me un ottimo prezzo, soprattutto per un telefono che è freschissimo, recentissimo, con un'ottima qualità, un ottimo display, delle buone funzionalità tecniche. Secondo me è il display
e il processore, come dire, medio di gamma, che veramente sono però reperibili ad un prezzo da entry level, cioè 169 euro, per questo tipo di smartphone secondo me veramente ottimi. Soprattutto poi, parlando di un Samsung della serie M, vale la pena, fidatevi, ne vale la pena. Display da 6.3 pollici, 64 giga espandibili, tra l'altro con la micro SD ed è dual SIM. Amazon Choice, quindi parliamone. A questo punto ci spostiamo invece sulle macro categorie di offerte, già, perché ci sono anche i monitor. In descrizione non troverete i link di tutti i monitor, ma troverete il link di quei monitor che secondo me ne valgono veramente la pena. Abbiamo innanzitutto dei monitor curvi, però questi non sono da gaming perché sono 27 pollici, ma sono 60 Hz, 4 millisecondi, però sono curvi. Quindi qualora non avete proprio la priorità del millisecondo di ritardo, qualora preferireste invece avere una grande esperienza di immersività, allora questo monitor curvo da 154 euro potrebbe essere la vostra scelta. Ci sono degli ottimi sconti anche per quanto riguarda ad esempio questo monitor qui, che però ovvio è un prezzo un po' esoso, un po' particolare, ma lo sconto è molto imponente. Anche qui 1499 euro contro i 749 euro, un risparmio del 50% per avere un monitor della Madonna, perché ragazzi questo è proprio, penso, il monitor definitivo. E un monitor curvo 49 pollici, 32 noni, ultra wide, HDR, 144 Hz, 1 millisecondo di risposta, 2 HDMI, un DisplayPort, tutto di più, la base addirittura regolabile in altezza, elegante, che fa veramente secondo me anche la sua sporca figura in una bella scrivania. Vi mettete questo e ciaone a tutti. Però ovviamente è un prezzo abbastanza alto, quindi non so, però qualora aveste modo secondo me è un ottimo risparmio. A questo punto passiamo invece agli SSD, che ce ne sono diversi scontati. Vi consiglio di puntare ad esempio per questo qui. Vi consiglio di provare questo SSD della Samsung, 1 tera, 159 euro. Assolutamente comodo, perché le NVMe sono una serie di SSD ancora più veloci, ancora più pratici, ancora più performanti rispetto ai classici SSD. Valutate veramente con attenzione, perché 1 tera messo così può veramente darvi una grossa fluidità al vostro computer qualora non aveste ancora provato questa tipologia di SSD. A questo punto però c'è anche un'ottima tipologia di offerta, mettiamola così, anche per quanto concerne i prodotti da gaming. Partiamo subito con i prodotti Logitech che vengono scontati. Abbiamo le cuffie a 39 euro anziché 91, anche questo infatti un ottimo sconto. Volanti, mouse, abbiamo ad esempio lo Stream Deck a ciperbolina, abbiamo lo Stream Deck che viene scontato, quello a 6 tasti, vabbè, 101 euro, mi sembra veramente no. Invece molto comodo lo Stream Deck, quello classico, quello che ho anche io, che è sceso addirittura a 99 euro e 99, quindi anche qui ottimo sconto. Comodo, non è sceso così semplicemente durante il Black Friday, quindi approfittatene qualora siete degli streamers molto professionali. Ve lo posso dire, è un ottimo prodotto, molto molto utile. Io l'ho preso a 109 euro, quindi 10 euro in più, però vale comunque il gioco, perché normalmente costa 150 euro, quindi siamo veramente a prezzi assolutamente vantaggiosissimi. Andiamo avanti però, troviamo invece i ripetitori wifi wireless. Io qui vi linko semplicemente questo perché mi sembra quello più accessibile, costerebbe 54 euro, lo troviamo a 22 euro. Allora, avete problemi di wifi, lo dovete spargere per tutta la vostra casa, questo della TP-Link è molto molto buono, ve lo dico perché l'ho usato anche io. Quindi assolutamente pieni voti. Dopodiché abbiamo le SSD, abbiamo le micro SD. Lì veramente c'è l'imbarazzo della scelta. 64 giga quella da 23 euro, 64 giga quella micro sempre a 19 euro. Qui veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Semplicemente guardate il taglio, guardate quello che vi interessa di più. Io l'unica che mi sento veramente di dire a ciperbolina e secondo me un ottimo sconto è la prima che abbiamo visto qui, ovvero 64 giga a 23 euro. C'è però uno sconto anche sulle TV. Ebbene sì, anche sulle TV c'è un ottimo sconto. In questo caso abbiamo questa televisione qua, che ad esempio è molto molto particolare, 4K Ultra HD 55 pollici Smart TV eccetera eccetera, 349 euro, niente male. Se no ci spostiamo su dei brand un po' più blasonati, Philips 459 euro, stessa cosa, 49 pollici però Ultra HD 4K. Dopodiché abbiamo un Hisense 449 euro e lo Sharp 490, cioè veramente le TV li hanno
scontate in una maniera micidiale. Vi portate a casa una Smart TV veramente con 350 euro, ottimo, veramente ottimo. Non vi sto qui a elencarvele tutte, andate nella sezione dedicata, io vi linkerò direttamente le macro sezioni, così che poi potete scegliere voi, a differenza di comprate quello, comprate... No, il Frank News è preciso e puntuale, quindi vi dà massima libertà di scelta, naturalmente in base alle vostre esigenze. Adesso però c'è quella più bella, c'è quella più bella di tutte, il cibo. Abbiamo la classica Chupa Chups ruota con 200 lollipop, pensavo addirittura di meno, pensavo 100. Ragazzi, 200 Chupa Chupa, 25 euro, inutile dirvi che poi messi così, cioè veramente è fighissimo. Avete lo stand che vi fate i fighi quando vengono i vostri amici a casa, ottimo. E che abbiamo anche per, sempre attrezzatura da youtuber, veramente 99 euro c'era lo Stream Deck. Bene, sempre sui 99 euro trovate addirittura il Blue Yeti. Ora, il Blue Yeti è un ottimo microfono per iniziare. Naturalmente, se già avete un microfono del genere, vi consiglio a quel punto di passare su un qualcosa XLR, però lì non ci sono sconti al momento. Però se dovete iniziare la vostra carriera da streamer, da youtuber, allora un Blue Yeti sicuramente è l'ottimo inizio. 99 euro la versione nano, sinceramente a questo punto spendete quei 10 euro in più per prendervi l'edizione standard, che comunque è sempre stata un simbolo di qualità, sempre ben usata. Però vi consiglio, a questo punto c'è lo sconto su tutte le colorazioni. Voi direte, ma cambia? Beh sì, normalmente costavano un po' di più le altre colorazioni rispetto a quella classica, come dire, grigia. Quindi non lo so, sinceramente ad occhio quella che mi piace di più è quella tutta nera. Però abbiamo anche questa qui, quella rossa, questa in questo blu grigio, quella azteco addirittura. Insomma, vabbè, ci sono tutti i colori, valutate voi. Insomma, addirittura ci sono questi pack, con Far Cry 5 o Assassin's Creed Origins. Cioè, non spendete in più, avete la stessa cosa, quindi va bene così. Andiamo a vedere invece, per quanto riguarda gli accessori di ogni giorno, qualcosa che vi può sempre tornare utile. Raw Power, 10,96 euro per un caricatore USB con 3 porte. Comodo se dovete caricare più cose contemporaneamente, magari non solo il vostro smartphone, ma anche quello di un vostro amico, lo smartphone e il tablet, lo smartphone e la Nintendo Switch. Potete fare queste cose contemporaneamente. Questa è un'offerta lampo, quindi approfittatene il prima possibile. Poi qui abbiamo un'altra sezione, che è quella delle occasioni a prezzi bassi. Trovate tutte le macro categorie. Qui trovate veramente quelle, passatemi il termine, le stronzatine, che però magari vi possono servire. Ad esempio il porta USB, cioè scusatemi, il porta SD, 2 euro, non si butta. La porta elettronica, la porta elettronica, l'adattatore elettrico per quando andate in viaggio, 10 euro. E un pesce, una USB da 32 giga, 7 euro però. Non male. Lo stand Amazon Basics, c'è uno sconto anche su tutta la linea Amazon Basics, 7 euro. Qui veramente trovate tutto e di più, vi può tornare utile. Alzo le mani, quindi potete andare voi e controllarlo con i vostri occhi. Infine, le ultime due cose che vi voglio dire. Questo lo trovo veramente utile perché è uno zaino porta computer da 15 pollici, minimal, e tra l'altro con la funzione antifurto, quindi veramente molto molto comodo. Come potete vedere anche waterproof, è comodissimo, secondo me. Molto poi organizzato anche all'interno, ci potete portare anche i vestiti, vedete. Veramente molto figo, guardate che bello come esce fuori, addirittura con la porta USB per caricare lo smartphone. Veramente minimale, mi piace veramente tanto, molto molto figo. Un'altra cosa importante, che questa nessuno, comunque ho visto in pochi su YouTube, l'hanno detta, è che nel warehouse di Amazon c'è una grossissima offerta. Avete il 20% di sconto addizionale ai prodotti che vedete sul warehouse. Il warehouse che cos'è? Sono semplicemente prodotti usati come nuovi, a volte come nuovi, ricondizionati, dipende, ci sono le varie etichettature, ma sono coperti dalla garanzia di Amazon, quindi come se si sta acquistando un prodotto nuovo, ma con il vantaggio di acquistare un prodotto ad un prezzo molto più basso. Io ad esempio ho visto un'ottima offertona, queste cuffie della Logitech, a me piacciono veramente tantissimo, me le vorrei comprare, 81,99 euro, già un ottimo sconto. Ma se vi fate furbi, parte la furbata delle furbate, perché andate sul warehouse, quindi andate qua facendo il confronto, e c'è un usato ottime condizioni, addirittura c'è un usato come nuovo, cioè il prodotto è nuovissimo, semplicemente la confezione potrebbe essere danneggiata. Quindi a questi 80 euro ci mettete il 20% di sconto e dovrebbe essere su una 60 euro. Andiamolo così, meno il 20%, siamo sui 64 euro. Devo dire, niente male, perché 64 euro per queste cuffie
della Logitech, assolutamente tanta roba. Infatti vedete, si risparmia 20% su questo prodotto al momento dell'acquisto, quindi ottimo. Valutate l'offerta, valutate anche di vedere i prodotti quindi col warehouse, perché avete un ulteriore 20% di sconto. Detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero sia stato utile per voi. Trovate tutte le offerte che ho menzionato qui nel video qua sotto in descrizione, ne riparleremo anche stasera alle 18:30 in streaming su twitch.tv/leavventuredifranky. Però questo Amazon Prime Day è diviso in due giorni, quindi anche domani vedrete le migliori offerte del giorno. Queste secondo me sono le migliori attualmente. Continuate a osservare, mi raccomando, anche il gruppo di Telegram, dove continuo magari a darvi qualche offerta lampo. Detto questo, grazie per aver visto il video fino a questo punto, grazie per il mi piace in caso questo video fosse stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo quindi stasera alle ore 18:30 su twitch.tv/leavventuredifranky, come sempre dritto per dritto.